nuovo attentato ai danni di un giornalista russo. La Wagner annuncia la presa di Bakhmut. Scisma ortodosso, arresti domiciliari per il metropolita di Kiev. Consiglio di sicurezza ONU, ora è il turno di Mosca. La Polonia apre alle bombe atomiche statunitensi. Medvedev nucleare. Prossima tappa, soldati immuni alle radiazioni. Stati Uniti, l'inevitabile crollo bancario, parola di Rockefeller. Brasile, ciao, euro, ciao. Petrolio, i produttori tagliano, l'Europa resta al palo. NATO. Veto britannico contro Ursula? Finlandia, perdere le elezioni per entrare nella NATO. Siria non più isolata. Friuli Venezia Giulia, trionfa Fedriga. Il viaggio interstellare continua. Domenica 2 aprile, una bomba nel cuore della capitale storica della Russia, cioè San Pietroburgo, scuote il mondo dal tipico torpore di una sonnata domenica di primavera. Il fondo anticorruzione di Alexei Navalny e altre ONG straniere sono tra i primi accusati a Mosca. Troppi i soldi a cui è stato permesso di entrare in Russia in tanti anni. Poi per costrizione, e forse anche troppo tardi, l'orso si è svegliato e il mondo è in subbuglio. Le banche statunitensi perdono quasi 400 miliardi di dollari in depositi nel solo mese di marzo. La Francia effettua il primo pagamento in yuan alla Cina per 65.000 tonnellate di gas liquefatto importate in Francia dagli Emirati Arabi Uniti, ma venduti dal colosso energetico statale cinese. Donald Trump lascia la Florida per raggiungere il tribunale di New York. Putin, accusato di crimini di guerra, resta a Mosca, divenuta però la capitale del mondo multipolare. Bakhmut è diventata russa e per la prima volta oggi lo yuan è la prima moneta scambiata a Mosca, rimpiazzando così il dollaro. Mentre i giornalisti continuano a pagare un prezzo troppo alto. Edward Snowden vive con la sua famiglia con un nuovo passaporto a Mosca. Julian Assange sta morendo nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh a Londra per avere rivelato i crimini di guerra americani in Iraq, senza tra l'altro nulla dire rispetto all'11 di settembre. Onore e gloria a Daria Dugina. Onore e gloria a tutti i resistenti. Stop alle armi. Nuovo attentato ai danni di un giornalista russo. Dopo l'omicidio di Daria Dugina, un nuovo attentato è costato la vita ad un giornalista russo ieri, 2 aprile, a San Pietroburgo. Si tratta di Maxim Famin, anche noto come Vladlen Tatarsky, blogger e corrispondente di guerra russo di origine ucraina e sostenitore della causa del Donbass. Famin stava tenendo un incontro pubblico in un caffè di San Pietroburgo, un locale di proprietà del capo della Wagner Evgeny Prigozhin, quando una forte esplosione ha devastato l'intera sala, uccidendo il giovane blogger russo e ferendo almeno una ventina di persone. Stando a quanto noto finora, a determinare l'esplosione sarebbe stata una statuetta consegnata allo stesso Famin da una donna che ha preso parte all'incontro patriottico. Si tratterebbe, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, di un ordigno improvvisato, la cui potenza esplosiva sarebbe stata pari a 200 grammi di tritolo. Secondo le primissime informazioni, la donna che avrebbe consegnato a Famin la statuetta non si sarebbe allontanata dalla sala e sarebbe essa stessa rimasta ferita nell'esplosione, il che fa pensare che fosse all'oscuro di tutto. Oppure, altra versione al vaglio delle autorità russe, che l'ordigno fosse già stato installato all'interno della sala.
Entrambe le versioni non sembrano tuttavia essere confermate dai fatti. Daria Trepova, residente a San Pietroburgo e già nota alle forze dell'ordine, è sospettata di essere l'autrice dell'attentato con la complicità del marito, anch'esso contrario all'operazione militare speciale, seppur non presente all'incontro del 2 aprile. È notizia di oggi, 3 aprile, che la donna è stata arrestata dalle forze dell'ordine nel suo appartamento poco distante dal caffè dove è avvenuta l'esplosione. Il fatto che la donna fosse a piede libero getta ombre sul suo effettivo ferimento nell'esplosione e la sua degenza in ospedale. La dinamica dell'incidente è dunque ancora incerta, i sospetti e le informazioni a riguardo si rincorrono in modo frenetico. Stando a quanto riferisce l'agenzia russa TASS, Daria Trepova avrebbe confessato di avere consegnato la statuetta senza rivelare tuttavia da chi a sua volta l'avesse ricevuta. Avrebbe aggiunto, però, di essere stata incastrata e usata. Quel che è pressoché certo, secondo le autorità russe, è che l'attentato sia stato pianificato dai servizi speciali ucraini, coinvolgendo diverse persone cui sarebbero stati assegnati ruoli ben precisi. Tra queste vi sarebbero attivi collaboratori del fondo anticorruzione di Navalny, come la stessa Daria Trepova. Lo riferisce il Comitato Nazionale Antiterrorismo della Federazione Russa in un comunicato ufficiale. Sospetti questi a cui si associa anche il Cremlino. Il regime di Kiev sostiene azioni terroristiche e potrebbe essere dietro l'omicidio di Tatarsky, come di molte altre persone dal 2014 a questa parte, ha riferito il portavoce Dmitry Peskov. Il comitato investigativo ha poi classificato l'accaduto come atto terroristico e riferito che la pianificazione dell'attentato sarebbe stata coordinata dal territorio dell'Ucraina. I giornalisti russi subiscono continue minacce di rappresaglia da parte del regime di Kiev, scrive la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. E tutto avviene nel silenzioso disinteresse delle strutture internazionali competenti, che non può più essere interpretato altrimenti se non come complicità, ha continuato la Zakharova, evidenziando la mancanza di reazioni all'attentato da parte dell'Occidente cosiddetto democratico e apparentemente attento alla libertà dei giornalisti. Lo stesso Occidente, dove alcuni media mainstream sembrano voler proporre l'attentato a San Pietroburgo come una ritorsione del Cremlino contro presunte critiche mosse da Tatarsky nei confronti dell'operazione speciale in Ucraina. Il giorno dell'esplosione, la bandiera russa veniva issata sul municipio di Bakhmut, ora sotto il controllo totale delle truppe della Wagner. Momento che il capo del gruppo, Prigozhin, ha voluto dedicare alla memoria di Tatarsky. Non poche sono le analogie con l'attentato che lo scorso agosto ha ucciso la giovane Daria Dugina. Anche in quel caso, la figlia del noto filosofo russo Alexander Dugin, pur essendo un personaggio pubblico, non disponeva di alcuna protezione e l'autore materiale dell'attentato sarebbe una donna. Elisa Angelone, TG Sole 24. La Wagner annuncia la presa di Bakhmut. Abbiamo issato la bandiera russa in cima all'amministrazione comunale di Bakhmut con la scritta «Buona memoria a Vladlen Tatarsky», oltre all'effigie del gruppo Wagner. È quanto ha dichiarato il capo della compagnia militare privata russa Wagner, Evgeny Prigozhin, annunciando un risultato fondamentale nella battaglia per la città di Artyomovsk, che in Ucraina è chiamata Bakhmut. L'annuncio di Prigozhin è avvenuto ieri, domenica 2 aprile, con un video presumibilmente girato davanti all'edificio amministrativo della città e a poche ore dall'uccisione del blogger militare russo Vladlen Tatarsky, il cui vero nome è Maxim Famin, durante l'attentato di San Pietroburgo. Legalmente parlando, Bakhmut è presa, ha detto il capo della Wagner, sottolineando come le forze nemiche facenti capo a Kiev siano ormai tutte concentrate nei distretti occidentali dell'agglomerato urbano. La battaglia per Artyomovsk, per il suo significato strategico e simbolico, è stata la più intensa e sanguinosa del conflitto armato in Ucraina, causando perdite significative da entrambe le parti. Non a caso, nonostante lo snobismo occidentale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva anche nei giorni scorsi attribuito molto valore alla città. Tuttavia, secondo quanto affermato dallo stesso Prigozhin, i tentativi di Kiev di mantenere Bakhmut avrebbero letteralmente decimato l'esercito ucraino. Fabio Belli, TG Sole 24. Scisma ortodosso, arresti domiciliari per il metropolita di Kiev. Continua in Ucraina la persecuzione ai danni della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca.
Persecuzioni che negli ultimi giorni si sono concentrate con particolare energia intorno al monastero delle grotte di Kiev, diventato una sorta di roccaforte contro la repressione religiosa del regime di Zelensky, che è arrivato ad espellere i monaci dall'antico monastero con l'accusa di sostenere la causa di Mosca e a trasferire la proprietà dell'edificio alla Chiesa Ortodossa Autocefala dell'Ucraina. Azione questa di fronte alla quale il metropolita Pavel di Kiev, vicario del monastero delle grotte dagli anni 90, si è appellato al presidente ucraino Zelensky condannando lo sgombero del monastero. Nonostante un folto gruppo di fedeli si sia radunato davanti al monastero a sostegno dei monaci, lo scorso sabato 1 aprile le autorità ucraine hanno perquisito la casa del metropolita Pavel, convocandolo poi per un interrogatorio durante il quale gli sono state rivolte accuse di collaborazionismo con Mosca. In particolare, il metropolita di Kiev è accusato di incitamento all'odio interreligioso e di giustificare l'aggressione armata della Federazione Russa ai danni dell'Ucraina. Reati questi che, sulla base della legge ucraina, possono essere puniti con pene fino a 15 anni di carcere. Trascinato in tribunale, al metropolita di Kiev sono stati imposti 2 mesi di arresti domiciliari 24 ore su 24, con tanto di braccialetto elettronico e l'impossibilità di interagire con i fedeli, men che meno di celebrare le funzioni religiose durante il periodo della Pasqua. Il leader religioso ha affermato di non avere fatto nulla per essere accusato e ha definito questa mossa un ordine politico. Secondo il Ministero degli Esteri russo, l'arresto del metropolita e il sequestro del monastero delle grotte di Kiev sono atti illegittimi dal punto di vista legale e immorali dal punto di vista spirituale. Tanto più, sottolinea Mosca, se si considera il periodo scelto dal regime di Zelensky per mettere in atto queste misure contro il monastero delle grotte, il periodo della Quaresima. D'altronde, la politica anticlericale di Kiev non è frutto di un'iniziativa indipendente. Lo scisma dell'ortodossia, scrive il Ministero degli Esteri russo, è da tempo un obiettivo di Washington. Anche dopo l'arresto del metropolita Pavel, monaci e fedeli continuano tuttavia le azioni di disobbedienza civile, con il monastero ormai asserragliato dalle forze dell'ordine e da giovani nazionalisti ucraini definiti da Mosca, non a sproposito, attivisti neonazisti. Assordante ad oggi il silenzio della cosiddetta comunità internazionale di fronte a quella che a tutti gli effetti è una grave violazione della libertà religiosa ad opera di un regime che viene costantemente dipinto come democratico in contrasto all'autoritarismo russo. Elisa Angelone, TG Sole 24. Consiglio di sicurezza ONU. Ora è il turno di Mosca. La presidenza mensile di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è passata il 1 aprile alla Federazione Russa. Il cambio, seppur previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, ha suscitato immediate reazioni di indignazione da parte dell'Ucraina, cui hanno fatto prontamente eco i più attivi rappresentanti della cosiddetta comunità internazionale, ovvero gli altri vassalli di Washington per i quali la Russia sarebbe un paese aggressore. Secondo Kiev, la presidenza russa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è un brutto scherzo e un segnale che qualcosa non va nel funzionamento dell'architettura di sicurezza internazionale. Esorto gli attuali membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sventare qualsiasi tentativo russo di abusare della sua presidenza. Lo scrive su Twitter il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, certo di avere l'appoggio degli alleati. Invito infatti subito accolto dal capo della diplomazia europea Josep Borrell, secondo cui, nonostante sia un membro permanente del Consiglio di sicurezza, la Russia avrebbe costantemente violato l'essenza stessa del quadro giuridico delle Nazioni Unite. Le autorità dei Paesi Baltici sono state tra le prime a schierarsi a fianco di Kiev, esprimendo senza alcun pudore la loro indignazione rispetto alla presidenza russa e unendosi a diversi appelli alle Nazioni Unite affinché la turnazione venga boicottata. Un'idea che l'ambasciatore russo all'ONU Vasily Nebenzia definisce assurda. L'esclusione della Russia dal Consiglio, come ricorda il diplomatico russo, è impossibile da realizzare senza modificare la Carta delle Nazioni Unite, così come è impossibile privare la Russia del suo diritto a presiedere il Consiglio. Il programma russo durante il periodo della presidenza prevede 3 dibattiti aperti: sulla situazione in Medio Oriente, sui rischi derivanti dalla violazione degli accordi che regolano l'esportazione di armi, e infine sul multilateralismo efficace, diretto dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La nostra idea è tenere una discussione completa e lungimirante sui contorni del nuovo ordine mondiale che sta per sostituire quello unipolare,
ha spiegato Nebenzia in un'intervista alla TASS. Vogliamo invitare i membri delle Nazioni Unite a guardare oltre l'orizzonte del momento attuale e a presentare la loro visione di come potremo costruire un mondo veramente multipolare attraverso sforzi congiunti, in cui gli interessi di tutti gli stati sarebbero garantiti. Elisa Angelone, TG Sole 24. La Polonia apre alle bombe atomiche statunitensi. La Polonia è pronta a ospitare armi nucleari statunitensi, è quanto dichiarato dal vice premier polacco Jarosław Kaczynski, appena rientrato da Kiev, mentre il primo ministro Morawiecki si dice pronto a inasprire le sanzioni contro Minsk per aver accettato di schierare armi nucleari russe. La Polonia è potenzialmente pronta a espandere la sua partecipazione e cooperazione nel quadro della deterrenza nucleare delle forze della NATO e ad assumersi la responsabilità, ha specificato Jacek Severa, capo dell'Ufficio per la Sicurezza Nazionale della Polonia. Niente di nuovo, a dire il vero. Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, già nell'ottobre scorso dichiarò che il suo paese era pronto a schierare armi nucleari sul territorio a scopo di deterrenza contro la Russia. Ad oggi, stando al monitoraggio delle testate, le nuove potenze nucleari ufficialmente detengono, pronte all'uso, 9.576 bombe atomiche per una potenza equivalente a circa 135.000 bombe di Hiroshima. Il conteggio, tuttavia, è a ribasso, mentre il dato di Israele non è mai pervenuto. La proibizione delle armi nucleari, contro ogni logica, resta sempre sulla carta. Jeff Hoffman, TG Sole 24. Medvedev nucleare. Giovedì scorso, 30 marzo, sul sito web di Zelensky è apparsa una petizione richiedente 25.000 firme per dispiegare armi nucleari statunitensi sul territorio ucraino o trasformare l'Ucraina in uno Stato con le proprie armi nucleari. Al momento le firme online sono 650. Da Mosca, prontamente il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, Dmitry Medvedev, ha tuonato che, in risposta a qualsiasi iniziativa che preveda il trasferimento di armi nucleari statunitensi in Ucraina, un attacco nucleare preventivo potrebbe arrivare. Medvedev, sul suo canale Telegram, ha anche paventato la possibilità di pubblicare una petizione a favore dell'immediato uso preventivo di armi nucleari nel caso in cui un nonno affetto da demenza senile presentasse ancora la sua valigia a un amante della polvere bianca. In un lungo editoriale sulla guerra in Ucraina, scritto per il quotidiano Izvestia, Medvedev ha sottolineato «si può continuare a pompare armi al regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, non volendo capire che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale, sconfitta per tutti, apocalisse». La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere radiazioni. E ancora, sul suo profilo Telegram, l'ex capo del Cremlino ha scritto «In Europa si sta discutendo una sorta di peacekeeping in Ucraina sotto la guida della NATO. Lupi travestiti da pecore. Resta ancora da chiarire se l'Europa è pronta per una lunga fila di bare», ha così concluso Medvedev. Margherita Furlan, Jeff Hoffman, TG Sole 24. Prossima tappa, soldati immuni alle radiazioni. Noti come orsi d'acqua, i tardigradi sono piccole creature che vivono in acqua note per la loro resistenza. Questi invertebrati a otto zampe possono infatti sopravvivere fino a 30 anni senza cibo o acqua e possono vivere anche a temperature estreme, all'esposizione alle radiazioni e al gelido vuoto dello spazio. Scienziati cinesi stanno così inserendo cellule embrionali di un orso d'acqua nel DNA umano allo scopo dichiarato di rendere i soldati immuni alle radiazioni. Secondo gli scienziati, grazie al successo di questo esperimento, sarà possibile creare soldati in grado di sopravvivere al fallout nucleare. A darne notizia è la rivista scientifica in lingua cinese Military Medical Sciences,
che parla di cellule staminali embrionali umane in cui è stata significativamente aumentata la resistenza alle radiazioni. Dopo aver isolato il gene dei tardigradi, in grado di produrre proteine simili a scudi che proteggono dalle radiazioni e da altri danni, il team di ricercatori cinesi ha dichiarato di aver trovato il modo di introdurre questo gene nel DNA umano attraverso uno strumento di editing genetico ora disponibile nella maggior parte dei laboratori di biologia. In fase sperimentale, secondo il professor Yue Wen del Laboratorio di Biotecnologia delle Radiazioni dell'Accademia delle Scienze Militari di Pechino, quasi il 90% delle cellule embrionali umane che trasportavano il gene dell'orso d'acqua è sopravvissuto a un'esposizione letale ai raggi X. Il rischio, a quanto pare, era che il gene animale potesse alterare o addirittura uccidere le cellule umane. Ma la guerra avanza ed evidentemente c'è qualcuno che pensa che occorre al più presto mettersi al riparo. Margherita Furlan, Jeff Hoffman, TG Sole 24. Stati Uniti, l'inevitabile crollo bancario, parola di Rockefeller. Nouriel Roubini, professore emerito presso la Stern School of Business della New York University, fra i pochi ad aver previsto la crisi finanziaria del 2008, ha spiegato alla stampa finanziaria che, visto lo stato delle cose, il crollo delle banche è ormai inevitabile. Il quadro, secondo l'economista, vede la maggior parte delle banche statunitensi sul filo del rasoio dell'insolvenza. Il problema, precisa il professore di economia, è che per spegnere l'incendio allargato dei conti pubblici il governo sta usando la benzina. Il buco del sistema bancario a stelle e strisce è stimato in 400 miliardi di dollari, nonostante la Fed abbia riversato 200 miliardi di dollari nel sistema bancario per coprire il deficit. Di buona salute, invece, godono le banche del sud-est asiatico che, come riportato da Bloomberg, dall'esperienza della crisi finanziaria del 2008, al contrario delle banche occidentali, hanno imparato a proteggersi. E se ad affermarlo è Bloomberg, è lecito supporre che dietro la crescente crisi delle banche occidentali vi sia la mano dei soliti noti. Forse non a caso, dunque, il presidente della Rockefeller International Foundation, Rashir Sharma, ha fatto sapere che l'era dei salvataggi e dei soldi facili starebbe causando addirittura l'implosione del capitalismo e dell'intero sistema finanziario globale. Man mano che la fragilità cresce, ogni nuovo salvataggio rafforza il caso successivo, spiegano dalla torre d'avorio dei Rockefeller, aggiungendo che sono troppo pochi i politici in grado di comprendere cosa sta realmente avvenendo. Jeff Hoffman, TG Sole 24. Brasile, ciao, euro, ciao. Lo yuan cinese ha superato l'euro diventando la seconda valuta più importante nelle riserve internazionali brasiliane. A certificarlo è un rapporto della Banca Centrale del Paese Carioca da cui, fra le altre cose, emerge che nel 2018 la moneta cinese non era neanche presente fra le riserve estere del paese, mentre adesso rappresenta il 5,37% delle riserve rispetto al 4,7% dell'euro. Il dollaro statunitense copre invece l'80,42% delle riserve brasiliane. La notizia è che all'inizio del 2023 Cina e Brasile hanno istituito misure di compensazione dello yuan per facilitare il commercio bilaterale e gli investimenti, riducendo così il dominio del dollaro sul paese. Nel frattempo, il previsto viaggio a Pechino del presidente brasiliano Inácio Lula da Silva è stato riprogrammato, causa sopraggiunta polmonite, l'11 aprile prossimo, cancellando però il previsto faccia a faccia con Ursula von der Leyen, la cui agenda prevedeva un incontro con il presidente brasiliano il 12 aprile. Se a saltare l'incontro con la von der Leyen, il faccia a faccia con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, fissato per il 17 aprile, è invece stato confermato dal team di Lula. In questo momento critico si deve mantenere la massima pressione su Putin e il governo russo, aveva appena dichiarato Ursula von der Leyen. Jeff Hoffman, TG Sole 24.
Petrolio. I produttori tagliano, l'Europa resta al palo. Non pensiamo che i tagli siano consigliabili in questo momento, data l'incertezza del mercato, e lo abbiamo detto chiaramente, ha spiegato un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Washington che, citato dal quotidiano The Hill, ha fatto notare che i consumatori statunitensi avrebbero subito un aumento dei prezzi. Esattamente nella direzione opposta, allargando il divario creatosi fra Arabia Saudita e Stati Uniti, procedono le scelte dell'OPEC+, che ieri, 2 aprile, ha annunciato un taglio della produzione di oltre 1 milione di barili al giorno, portando il taglio complessivo dell'OPEC a 3,66 milioni di barili. Dopo aver registrato un primo aumento dell'8% dei prezzi del petrolio, il costo di un barile di greggio sta ora oscillando tra i 79 e gli 85 dollari al barile. La decisione, supportata dall'Arabia Saudita che si è fatta carico della metà dei tagli, è evidentemente concertata con Mosca, che ha così commentato l'insoddisfazione manifestata da parte dei singoli paesi per il calo della produzione di petrolio. È un problema loro. La riduzione del livello di petrolio da parte di Russia ed Arabia Saudita, 500.000 barili al giorno per ognuno dei due paesi da maggio fino alla fine del 2023, è effettuata nell'interesse dell'energia mondiale. I paesi OPEC hanno interesse a stabilizzare il mercato, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L'Algeria non si è fatta attendere e ha subito proceduto ad annunciare che taglierà la sua produzione di petrolio di 48.000 barili al giorno. C'era una volta il dominio a stelle e strisce. Jeff Hoffman, TG Sole 24. NATO, veto britannico contro Ursula? È sempre più affollata la corsa alla poltrona di segretario generale della NATO. Con un'Europa sempre più piegata ai diktat geopolitici di Washington, sono in molti i leader del vecchio continente in cerca di un premio fedeltà per il lavoro svolto negli ultimi mesi. Prima fra tutte Ursula von der Leyen, la cui candidatura è stata annunciata nelle scorse ore dal quotidiano britannico The Sun. Contro l'attuale presidente della Commissione europea ci sarebbe però l'esecutivo britannico. Londra parla di scarsa esperienza della candidata, ma in realtà a non piacerle per niente è l'idea che un ex ministro della difesa tedesca possa arrivare al vertice del patto atlantico. Proprio per questo Downing Street starebbe pensando a mettere il veto sulla sua candidatura per lanciare invece quella di Ben Wallace, attuale membro del governo di Rishi Sunak. Ma in corsa per sostituire il segretario generale Jens Stoltenberg, che dovrebbe terminare il suo mandato a ottobre dopo 9 anni in sella alla NATO, ci sarebbe anche il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che come gli altri candidati in lizza ha dato prova di grande lealtà a Washington sulla questione ucraina, portando il Partito Socialista su posizioni molto distanti da quelle difese da José Luis Rodríguez Zapatero ai tempi della guerra in Iraq. Chi invece sembra essersi fatta definitivamente da parte è la premier estone Kaya Kallas. Così come scendono le quotazioni del presidente rumeno Klaus Iohannis, con Bucarest che bramava un riconoscimento ufficiale dopo essere diventata un perno fondamentale dell'espansionismo occidentale in Europa dell'Est. Ma ad essere sparito dalla circolazione è anche il nome di Mario Draghi, fino a qualche mese fa considerato come un papabile sostituto di Stoltenberg, ma di cui praticamente non si è più sentito nulla da quando ha lasciato Palazzo Chigi. Jonathan Chatillard, TG Sole 24. Finlandia, perdere le elezioni per entrare nella NATO. Come previsto, la premier uscente Sanna Marin, già traghettatrice della Finlandia nella belligerante alleanza atlantica, nonché costruttrice di muri anti-Russia, ha dichiarato la sconfitta elettorale aprendo le porte al partito conservatore di centrodestra Kokoomus, guidato da Petteri Orpo, che si è aggiudicato il 20,7% dei voti. A pochi voti di distanza, al secondo posto e con il miglior risultato dalla sua nascita, il partito di estrema destra, Veri Finlandesi, guidato dal leader Riikka Purra. Al terzo posto, ma gli ultimi saranno i primi, il partito social-schwabiano di Sanna Marin. Le prime parole del vincitore, in ogni caso, sono state per Kiev.
Noi siamo al vostro fianco, ha subito fatto sapere Orpo, recitando il copione atlantista con tanto di luoghi comuni sulla dovuta empatia verso le forze militari ucraine che, secondo il nuovo leader finlandese, combattono per tutti noi. Proseguono a ritmo serrato, intanto, i lavori di costruzione del muro, voluto dalla ex premier Sanna Marin, lungo circa 200 chilometri che, in chiave puramente solidaristica e politicamente corretta, dovrebbe proteggere il paese dall'arrivo di profughi. A Bruxelles, colonia francofona di Washington, tutto è pronto per dare il benvenuto alla Finlandia nella NATO, ha fatto intanto sapere il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg. Jeff Hoffman, TG Sole 24. Siria non più isolata. Dopo il successo di Pechino nel riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita, Mosca oggi, 3 aprile, ospita presso la propria ambasciata i rappresentanti di Siria, Turchia e Iran. All'incontro tra il viceministro degli esteri siriano Ayman Sousan e il suo omologo iraniano Ali Ashghar Qazi si è discusso della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale della Siria. Obiettivo: porre fine alla presenza illegale turca sul territorio siriano. Accogliendo con favore i nuovi sviluppi nelle relazioni estere, la parte iraniana ha sottolineato la determinazione nel continuare a sostenere il dialogo per la risoluzione politica delle questioni tra Damasco e Ankara. Presso la sede del Ministero degli Esteri si sono svolti i colloqui tra la delegazione siriana e quella russa guidata dal viceministro degli Esteri Mikhail Bakhdanov. Le parti hanno sottolineato la necessità di risolvere le questioni esistenti tra Siria e Turchia attraverso una soluzione pacifica e dialoghi politici quadrilaterali, sulla base di leggi e regolamenti internazionali e di buon vicinato. Mosca preme da mesi per un disgelo nei rapporti tra Damasco e Ankara, che potrebbe arrivare dopo 12 anni di tensioni. Il presidente siriano ha comunque fatto sapere che, prima di un possibile incontro con Erdogan, Ankara dovrebbe ritirare dal territorio siriano le sue truppe che da anni sono schierate nelle regioni del nord della Siria a sostegno dei tagliagole. Ad ogni modo, in un mondo che guarda sempre più a est, le vie d'uscita all'isolamento della Siria non sembrano passare solo per Mosca. Secondo quanto riporta Reuters, l'Arabia Saudita avrebbe intenzione di invitare il mese prossimo il presidente siriano Bashar al-Assad a un vertice della Lega Araba a Riyadh. Ciò costituirebbe un ulteriore smacco per Washington. Margherita Furlan, Fabio Belli, TG Sole 24. Friuli Venezia Giulia, trionfa Fedriga. In Friuli Venezia Giulia l'affluenza al voto si attesta al 45,26%, meno 4,34% rispetto alle precedenti elezioni regionali. Mentre scriviamo, il 64,9% degli elettori friulani ha riconfermato il governatore Massimiliano Fedriga, esultante per lo strabiliante risultato, che sembra dimostrare che il governo di Roma gode ancora del favore della cittadinanza, almeno a nord-est del Fubel paese. La coalizione a sostegno del candidato di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, ha ottenuto finora il 28,7%. Il Movimento 5 Stelle crolla al 2,9%. Lega e Fratelli d'Italia si stabilizzano intorno al 17,9%. Il PD resta sotto con il 17,3%. La novità, tuttavia, mentre i voti degli ultimi seggi vengono ancora scrutinati, è il risultato ottenuto dalla coalizione Insieme Liberi, che guidata dall'avvocato Giorgia Tripoli ha ottenuto il 4,6% dei voti, unendo insieme numerosi gruppi del dissenso, tra cui Italexit, Movimento 3V, Movimento Gile Arancioni, Alister, Comitato Tutela Salute Pubblica, Friuli Venezia Giulia. Con circa il 2,3%, il cosiddetto terzo polo, diventato quarto, guidato da Alessandro Maran, finisce qui la sua corsa, dato lo sbarramento al 4%. Giorgia Tripoli per ora è soddisfatta. Non siamo una cozzaglia di movimenti, dichiara alla stampa, ma cittadini liberi contro la globalizzazione e il mondialismo che hanno ridotto la gente al precariato. Senza paranoici e egocentrismi, dunque, anche il dissenso può essere rappresentato.
Margherita Furlan, Jeff Hoffman, TG Sole 24.